Mercoledì 7 dicembre, la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, nella quale la Sestrese deve compiere l'impresa tra le mura di Bortoli contro la corazzata di mister Gianluca Bocchi, a cui basta un pareggio per staccare il pass per la finale, da disputare il 3 gennaio contro la Lavagnese. Al Piccardo presenti anche le leve giovanili della Sestrese a sostenere i tifosi, creando una splendida cornice di pubblico con le varie coreografie. Quest'anno le due squadre si sono affrontate una volta sola, al D, finì 1-1 al Ciccione di Imperia. Partono forti verdestellati da un calcio piazzato Sighieri, pesca in aria Tecchiati, il suo colpo di testa volte la traversa, ma clamorosa occasione. Poco dopo Mura calcia da posizione complicata e non c'entra lo specchio della porta. Al quarto d'ora l'arbitro è subito chiamato a giudicare un contatto in aria tra Guida e Mura. I due si trattengono a vicenda, poi il 5 fa precipitare l'avversario, ma il signor Mazzoni di Chiavari fischia solamente fallo in attacco. Punizione da centrocampo e chi se non Sighieri debba batterla, perché il trascinatore della Sestrese per poco stava per segnare la distanza siderale. Stavolta è più vicina alla posizione, così il 10 tenta di nuovo la magia, ma è sempre Bova a metterci una pezza e a deviarla in angolo. Al 38esimo Sighieri sventaglia per Caramello, che stoppa il pallone e poi viene messo giù in aria. Inevitabile il calcio di rigore. Si presenta dal dischetto il solito Sighieri, che rimane glaciale e addirittura con il cucchiaio porta il risultato sull'1-0. Al minuto 41 il fischietto assegna un penalty molto dubbio a favore dell'Imperia per un tocco di mano, e guardando l'immagine non riusciamo a capire il vero motivo per cui Mazzoni abbia preso questa decisione. Alla battuta Andrea Giglio, che spiazza Buongiorni e non sbaglia il colpo. Una Sestrese fin qui molto propositiva apre il secondo tempo con questa occasione, mischia in aria dove il pallone rimane lì, poi in qualche modo l'Imperia riesce a salvarsi. Al 54esimo viene mandato a rete Sacchi con un delizioso passaggio filtrante. L'11 verdestellato è bravo poi a concludere il lavoro e a realizzare il gol del momentaneo 2-1. Punizione Sestrese, Sighieri impegna ancora una volta Bova, che respinge coi piedi. L'estremo difensore compie poi un miracolo sul colpo di testa di Mura e difende il posto per la finale. Minuto 74, Imperia in avanti, il classe 2002 cassata, si mette in luce e dal limite dell'area incrocia il tiro che si insacca alle spalle di Buongiorni, tutto da rifare per gli uomini di Rossetti. Il gol genera la reazione degli avversari, Sacchi può trovare di nuovo il vantaggio, ma viene chiuso all'ultimo dal portiere. A pochi minuti dal termine, Zanoli abbandona il rettangolo di gioco dopo aver ricevuto un'espulsione, così lascia la sua squadra in 10 uomini. Sull'auto di sinistra Fatnassi mette il pallone al centro, dove nessuno riesce a spingerlo in porta. Ultima occasione per i padroni di casa, non sfruttata a dovere, perciò l'arbitro fischia 3 volte e spedisce ufficialmente l'Imperia in finale. Grande rimpianto per la Sestrese, che meritava molto di più. Quindi è stato meraviglioso giocarcela alla pari contro una squadra del genere. Io penso che il budget della Sestrese sia, oggi facevo i conti, un quinto di quello dell'Imperia. La nostra squadra stasera mi ha emozionato perché ha giocato non alla pari di più, cioè, meritavamo di vincere, ma questo è il calcio, nel senso che l'Imperia ha dei giocatori fantastici, veramente fantastici, e i nostri ragazzi oggi hanno dimostrato di essere quel coglione, e quindi va bene così. Oggi è stata una bellissima serata, anche grazie al settore giovanile che ha voluto fare per noi.